Buonasera a tutti, doveva arrivare anche questo momento. 2 anni fa, se vincevo io, avevamo un sindaco a Bologna. Questo non lo dico, non lo dico per Virginio, ma lo dico per Grillini, che è venuto su, avevamo concordato l'intervento e lui è partito invece in modo diverso. Poche parole, perché intanto mi avete sentito in diverse occasioni, anche in momenti emotivamente più difficili, poche parole perché dopo tocca a Virginio. Però la cosa principale la devo dire in questo momento della campagna elettorale, a conclusione di un percorso, a conclusione si fa per dire, perché tutti noi abbiamo ancora molte ore per convincere persone ad andare a votare, l'utilità del voto alle primarie, perché non dimentichiamo che oltre agli avversari dall'altra parte politica abbiamo alcuni avversari che si muovono nella nostra città per ottenere un risultato contro tutti noi, contro quelli che hanno creduto a questa prova di democrazia, a questo tentativo di coinvolgere, di tirare fuori dalle case i cittadini bolognesi nonostante tutte le difficoltà, i cattivi esempi. Ci abbiamo provato e ci stiamo provando e ci sono tanti che guardano dalla finestra. Ecco, io ho avuto un'indicazione da più parti, molte premurose, altre un po' più sottili e diverse. Chi te lo fa fare, stai a guardare, perché vieni da un episodio di malattia, perché è giusto che lasci correre gli altri in piena libertà, perché insomma io in questa fase, lo dico a Grillini, ero un po' ingombrante per qualsiasi candidato alle primarie. Ho pensato invece, e oggi sono molto contento e orgoglioso di questa scelta, di buttarmi nella corsa direttamente. Nella corsa direttamente appoggiando quel candidato che usciva dalla stessa espressione mia. Io sono uscito da un'assemblea del Partito Democratico, non me ne vergogno, sono molto contento, orgoglioso del mio partito e orgoglioso di essere parte di uno schieramento di centrosinistra che vuole rivincere le elezioni a Bologna. E Virginio è uscito da quella stessa assemblea. Io mi sono messo a disposizione, l'ho fatto a modo mio, costringendo Virginio anche a scendere sul mio terreno, cioè lui è diventato anche un pochino ceveniniano in questo periodo, nei suoi comportamenti. Ha subito giovedì scorso una cosa che io credo in pochi di noi avrebbero subito, no? Sai, quando ti ritiri da una corsa come ho fatto io e raduni attorno a un libro che parla molto di cuore, tutti gli amici di una vita, è difficile stare lì e sentire dire che Cevenini sarebbe stato un buon sindaco. Ecco, lui l'ha fatto dall'inizio alla fine, va in giro, io l'ho sentito non con le mie orecchie perché quando ci sono io è comoda, ma quando va in giro da solo, ad usare un termine che noi purtroppo, e questo c'ero anch'io in quegli anni che ricordavi, noi a sinistra facciamo fatica a evidenziare come valore, l'umiltà, la capacità di non avere sempre la verità in tasca. Bisogna essere concreti, coerenti, bisogna fare proposte, però pensare che la gente ti apprezza anche perché sei lì ad ascoltare, a raccogliere quello che dicono ragazzi come loro, parte di Bologna che non va sui giornali, perché sui giornali ci vanno le nostre liti. Ecco, lui l'ha fatto, non snaturando le sue caratteristiche, perché vedete, lo spot migliore per Virginio Merola è questo, secondo me. Lui ha tutte quelle competenze per fare l'amministratore sulle quali io venivo sistematicamente accusato. Cioè Cevenini forse non riesce a fare il sindaco di Bologna. Su Virginio Merola questa cosa non si può dire. Ha un'esperienza amministrativa importante, deve continuare a evidenziare e valorizzare questa esperienza amministrativa, ma non farlo dal balcone, farlo in mezzo alla gente, subendo
tutte quelle critiche che i cittadini quando ti incontrano ti fanno, perché Virginio lo sa in questi giorni, io l'ho subito in tante occasioni, tanti di noi, i cittadini ti vogliono dire tutto quello che non va di questa città e sono tante cose, ma te lo dicono come prova d'amore effettiva. Cioè i cittadini non sono lontani dalla politica perché odiano la politica, è una prova d'amore quella che ti chiedono. E quindi noi, che abbiamo sbagliato in tante occasioni, abbiamo un impegno enorme. Virginio non ce la può fare da solo, nessuno di noi ce la può fare da solo. Virginio ha bisogno di tutti noi, per questo io, per quello che potevo fare e potrò fare, sono in campo. Io vincerò o perderò al suo fianco, perché Bologna ha bisogno ancora di un messaggio di speranza, di una possibilità che Virginio può dare, che tutti noi possiamo dare assieme. Io ho pieno e grande rispetto dei suoi attuali avversari, ho sempre affrontato la politica in questo modo. Hanno tentato in tanti modi di attaccarmi, io ho sempre seguito la mia strada, riconosciuto gli amici, e oggi qui dentro, in questa sala, ci sono tanti amici di Virginio Merola. Abbiamo bisogno di voi, diamoci una mano, Bologna ci aspetta e Virginio potrà fare tanta strada assieme a noi. Grazie a tutti.